Allora, sai perché stiamo sorridendo io e Davide Merola, Massimo? Perché ho appena riferito a Davide Merola che Zeman ha detto che non è contento, che gli devi fare più spesso quei movimenti. Me lo aspettavo, ma volevo venirlo a sapere direttamente alla ripresa degli allenamenti, almeno così parto, già che mi prende un po' di mira, ma a me fa solo che piacere Vabbè, perché però si scherza lo fa perché. per aiutarmi, Però si quindi. scherza perché hai procurato il rigore, hai fatto l'assist per Lescano, hai fatto il terzo gol, insomma, più di così che bisogna chiedere. No, no, ma infatti, come avevo detto in settimana, lui si aspetta molto da me, io potevo dare molto di più. È normale che ogni partita non possono arrivare prestazioni eccellenti, ma io ce la metto tutta per Ma mettermi. stavamo scherzando, la prestazione è da 8. Io ce la metto tutta per mettermi a disposizione. Ed è Longo che è qui vicino a noi, sta facendo le altre interviste, ha detto poco fa il Pescara è l'attacco più forte che ho visto e abbiamo sofferto tantissimo quando in verticale attaccavano alle nostre spalle. Sì, noi quando interpretiamo la partita giocando in verticale come ci chiede il mister, anche noi stessi ci rendiamo conto in campo che possiamo essere fastidiosi contro tutti. Siamo andati a Catanzaro, abbiamo fatto una partita impressionante ed era una corazzata del calcio, cioè una delle più forti del campionato, ha ammazzato il campionato, però ce la siamo giocata a viso aperto e oggi se il mister dice che non c'è stata una buona prestazione, Nel complesso non è contento Zeman. io confermo che la prestazione c'è stata, magari un po' il primo tempo sottotono, però. Allora diciamo così Massimo, il titolo è Zeman contro Merola. Tra Scherziamo Davide, tra virgolette. virgolette, se no scherziamo, Ma c'è motivo di poter tu sei scherzare questa sera. capace. No, c'è possibilità di scherzare Davide, ti chiedo altre due cose. Intanto quanti gol sono in maglia biancazzurra? Sette. Sette? 7 gol con Lescano che ne ha fatti 19. L'attacco del Pescara mette paura. Prima Secondo me ne possiamo fare molti di più e spero che ne faremo molti di più. di una domanda da studio di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, c'è stata qualche polemica in sala stampa perché i colleghi dicevano che non era rigore, hai accentuato. Mio giudizio, la mano ti ha spinto in maniera evidente. Io lì tiro in porta, cioè non c'è un motivo a cadere. Ero in velocità, mi sono sentito spingere, non toccare, sono caduto automatico, non è che mi sono buttato. Rigore netto. Sì. Studio per Davide Merola. No, la domanda naturalmente da parte dell'ex biancazzurro Fabio Ferraresi. No, la mia è una curiosità perché poi dalle immagini non si è visto bene il gol, chiaramente grandissimo spunto, complimenti. L'hai fatto di punta stile calcetto, Sì. vero? Ti chiede Fabio Ferraresi, che è stato un grande centrocampista del Pescara da studio, se il gol l'hai fatto stile calcetto di punta. Sì. Ho visto bene. Da un po' di settimane che quando arrivavo lì molti mi lasciavano andare sempre sul destro, ma io andavo sempre sul sinistro e in settimana ci ho lavorato un po' ad andare sul destro, poi mi è rimasto un po' sotto e ho tirato di punta per anticipare il portiere. Come caratteristiche nel futsal saresti perfetto. Ma a me piace giocare a Sì. calcetto. Sì. Quindi ripetiamo per chiudere con il sorriso, critica Zeman Merola, come la chiudiamo? Come la chiudiamo? Mo che ritorniamo al campo, poi vi faccio sapere.